Amici rossoneri, amanti del calcio, un saluto da Luca Zed. Siamo al rush finale, siamo all'ora della verità. Dentro o fuori? Champions League o non Champions League? È una cosa pazzesca, siamo arrivati all'ultima giornata, ancora non sappiamo il nostro destino, ma il nostro destino è nelle nostre mani. Sto guardando questa famosissima applicazione, ve la faccio vedere ragazzi. Allora, mancano esattamente 24 minuti e 50 secondi circa. All'evento, Atalanta-Milan. Ragazzi, la tensione di oggi per quanto mi riguarda è stata pazzesca. Ci sono state anche delle notizie non troppo confortanti, tipo l'esclusione di Rebic. Infatti la formazione, stando alle ultime notizie, è questa qua. Leao, punta fissa, i tre trequartisti sono Diaz, Çalhanoğlu, Selemaker, Benasser Kessié a centrocampo, Hernandez, Tomori, Kier, Calabria come difesa, Donnarumma tra i pali. Le possibilità danno al 61% la vittoria del Milan, tocchiamoci le palle, 7% il pareggio, 32% la vittoria dell'Atalanta. Non ci voglio neanche pensare a una possibile vittoria dell'Atalanta. Spero che i ragazzi in questa settimana si siano spaccati il culo per quanto riguarda l'allenamento e concentrati per quanto riguarda il lato psicologico. Sinceramente oggi per me è stata una giornata veramente, come dire, una giornata di nervosismo, perché questo orario qua non arrivava mai, ora mancano, come avete visto, circa 20 minuti, ma l'orologio sembra non muoversi più. Fatemi sapere anche voi quanto siete tesi per questa partita, ovviamente è abbastanza retorica la cosa. L'augurio che faccio è che ci rivediamo nel video post partita esultando e festeggiando il nostro Milan, i nostri colori, vederli insomma in Champions, vederli lì dove meritano, perché la Champions, come tutti dicono, è casa nostra. E perché guardate bene cosa dice quel poster: perché il Milan è forte, olè. E quindi ragazzi, forte di questa frase e abbastanza già in fase psicotica, non vedo l'ora che inizi questa partita. Spero di fare bella figura, spero che il Milan faccia bella figura, che battiamo l'Atalanta, come tutti sappiamo un osso duro, ma se vogliamo andare in Champions dobbiamo anche affrontare partite di questo tipo, dalle più facili alle più difficili, come battere l'Atalanta. Non so cosa aggiungere ragazzi, è la partita definitiva, la partita dove ci giochiamo tutto. Sarebbe stato bello godercela in total relax, ma ahimè non è andata così. Speriamo che Leao non faccia rimpiangere la mancanza di Rebic e ovviamente la mancanza di Ibrahimovic, e che tutti diano il 1000% in modo da coronare il nostro sogno, che era quello di andare in Champions League. Ragazzi, non aggiungo altro, vado a vedermi la partita. Forza Milan, ce la facciamo, sono fiducioso. Spero di non tornare a parlare con voi con il cuore devastato da un posizionamento finale che non è quello che ci compete. Ciao ragazzi, non vado oltre. Forza Milan, dai che ce la facciamo, dai!